Buonasera e bentrovati con la nostra informazione. In apertura la cronaca. Arresto immediato per il parlamentare Nicola Cosentino, definito dagli inquirenti il referente politico nazionale dei Casalesi, che è stato coinvolto in una grossa operazione della DDA contro il clan. È questa la richiesta della Procura, che sta indagando anche sul presidente della provincia, Luigi Cesaro. Viene definito dagli inquirenti il referente politico nazionale dei Casalesi. Il parlamentare Nicola Cosentino è stato indagato nell'ambito dell'operazione coordinata dalla DDA di Napoli, il principe e la scheda ballerina. Per lui la procura ha chiesto l'arresto per i reati di concorso in falso, violazione della normativa bancaria e reimpiego di capitali. Nel corso della stessa indagine sono finiti in manette 55 affiliati al sodalizio criminale operante nel casertano, elementi riconducibili alle fazioni Schiavone e Bidognetti. L'onorevole Cosentino di fatto sponsorizza la fideiussione che doveva ricevere il gruppo Vian, che doveva costruire il centro commerciale a Casal di Principe, e la sponsorizza presso le filiali di Unicredit, e a seguito di questa sponsorizzazione il prestito di 5,6 milioni di euro viene effettivamente erogato alla Vian. Indagato anche il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, che secondo l'accusa accompagnò Cosentino a Roma per sollecitare i vertici di Unicredit a concedere il credito, peraltro garantito da una falsa fideiussione, per la costruzione di un maxi centro commerciale a Casal di Principe. Ma al centro dell'inchiesta anche la complessa organizzazione per il voto di scambio nel corso delle elezioni amministrative del 2007 e del 2010 nel comune di Gomorra. La promessa di lavoro come merce di scambio per il voto, il pagamento di somme di denaro, dai 50 ai 100 euro valeva un voto, l'utilizzazione di schede elettorali duplicate che venivano presentate per il voto da persone che si sostituivano ai reali titolari. Andiamo avanti con l'omicidio di Massimo Imbimbo, il quarantenne che è stato trovato morto dalla polizia poco dopo la mezzanotte nel quartiere Ponticelli di Napoli e per il quale sono ancora in corso le indagini. Un quarantenne, Massimo Imbimbo, con piccoli precedenti penali, è stato trovato morto dalla polizia poco dopo la mezzanotte nel quartiere Ponticelli di Napoli. Gli agenti sono giunti in via Alfieri dopo una segnalazione anonima e sul posto hanno trovato Imbimbo esanime, raggiunto da colpi d'arma da fuoco all'addome e al braccio. A terra c'era anche uno scooter sul quale probabilmente il quarantenne viaggiava e dei bossoli. Sono ancora in corso le indagini della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Ponticelli. Sul luogo dove sarebbe avvenuto l'agguato sono stati effettuati rilievi da parte della polizia scientifica. Un trentenne di Villaricca, quindi siamo in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato lungo via Vittorio Emanuele a Villaricca, dove l'uomo tossicodipendente è stato sorpreso e bloccato dai militari dell'arma. Passiamo adesso al fronte rifiuti. Sono 45 i giorni concessi all'Italia per superare una buona volta la questione, un ultimatum entro il quale l'Unione Europea deciderà se applicare all'Italia la sanzione di 150 milioni di euro per l'emergenza rifiuti a Napoli. 45 giorni di tempo ancora e poi l'Unione Europea deciderà se applicare all'Italia la sanzione di 150 milioni di euro per l'emergenza rifiuti di Napoli. Ciò significa che entro il 15 gennaio le autorità locali dovranno superare tutte le divisioni politiche del passato e cancellare 20 anni di immobilismo e ritardi sulla questione rifiuti. Che ci siano ancora divisioni politiche, però, come per esempio sulla localizzazione dell'inceneritore di Napoli, lo hanno potuto constatare i componenti della Commissione parlamentare Ecomafie, presieduta da Gaetano Pecorella, tornati nel capoluogo campano per dare vita alle audizioni con i rappresentanti delle istituzioni locali. Sul tavolo diverse le questioni ancora da risolvere su tutte le inceneritore che non si sa ancora dove realizzare. Una scelta, tra l'altro, che vede ancora su due fronti contrapposti il sindaco di Napoli, De Magistris, e il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro. È evidente che noi dobbiamo rispondere in tempi rapidissimi all'Europa, quindi sarà necessario forse non procedure commissariali che l'Europa non vuole, ma meccanismi che rendano più veloce la realizzazione degli interventi, perché ricordo sempre, noi siamo in una situazione molto atipica perché dobbiamo recuperare 20 anni di non governo del sistema del ciclo dei rifiuti, quindi recuperare 20 anni non è facile, bisogna avere molta più velocità per realizzare tutti gli interventi.
Resta il fatto che la differenziata è ancora ferma al palo, i cantieri per gli impianti alternativi all'inceneritore non sono ancora partiti, le 6 milioni di ecoballe non si sono mai mosse dal comune di Giugliano e non si sa che fine faranno, l'ente provincia che attraverso la SAPNA gestisce il ciclo dei rifiuti viaggia verso l'estinzione a seguito della manovra finanziaria del governo, il 15 gennaio si avvicina e l'Europa attende risposte che per il momento mancano. Il problema veramente più serio è quello relativo alle ecoballe, perché le ecoballe richiedono un termovalorizzatore, sul termovalorizzatore ci sono delle idee diverse da parte del sindaco e da parte del presidente della regione. Certo che se non diamo un tempo esatto all'Europa e le modalità attraverso le quali le elimineremo, la sanzione non si evita. Un riscatto sociale ed economico per la città di Napoli è stato questo il tema alla base dell'apertura di Porta Nolana. L'iniziativa rientra nell'ambito del Giubileo per Napoli. Nell'ambito del Giubileo per Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe ha dato il via all'apertura di Porta Nolana. Si tratta della quarta e ultima porta giubilare, quella del commercio e dei mestieri, che l'arcivescovo di Napoli ha voluto riaprire come simbolo del riscatto sociale, etico ed economico della città. Prima di entrare nella Basilica del Carmine, il cardinale ha visitato la mensa dei Carmelitani e il presepe realizzato dai detenuti del carcere di Poggioreale. Nel santuario i saluti del priore del convento, padre Alfredo di Cerbo, e del presidente del Consorzio Antiche Botteghe Tessili, Claudio Pellone. Poi il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni, ha aperto l'offerta dei doni per la tradizionale asta di beneficenza del Cardinale, che si svolgerà all'inizio del nuovo anno nell'auditorium della RAI. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione dei progetti dell'ospedale Annunziata per i neonati a rischio neurologico. Apriamo le porte per bussare ai cuori della gente, perché dalla generosità, dalla solidarietà, dalla dimostrazione anche di questo nostro stare vicino, noi certamente possiamo proiettare una città che nel futuro possa realizzare i suoi sogni. È come voler mettere la tenda in mezzo alla gente, rimanere con loro, vivere con loro e soprattutto cercare con loro di realizzare i nostri progetti. Una campagna di sensibilizzazione per prevenire i danni legati allo scoppio di fuochi d'artificio è partita nelle scuole elementari e medie a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. In campo gli agenti della Polizia Municipale, che sotto la guida del comandante Gabriele Ruppi hanno illustrato agli alunni i rischi causati dai botti pericolosi o dall'errato uso dei fuochi più innocui. Una bella iniziativa che vale assolutamente la pena sottolineare. Ed ora invece è il momento di raccontare un'iniziativa molto utile per i cittadini partenopei. Saranno fruibili nuovi percorsi che collegano la parte collinare della città con il centro. L'iniziativa è stata chiamata Tu scendi dalle scale e vede la pulizia ed il ripristino di ben 4 dei 200 percorsi cittadini fatti di scale. Percorsi alternativi per il Natale. Grazie all'impegno del Comune saranno fruibili le scale del Petraio, della Pedamentina, del Moiariello e della Principessa Iolanda, i percorsi che collegano la parte collinare della città con il centro. L'iniziativa, che è stata chiamata Tu scendi dalle scale, vede la pulizia ed il ripristino di 4 dei 200 percorsi cittadini fatti di scale. Vere e proprie arterie stradali di collegamento, ma non fruibili da auto. Percorsi pedonali naturali che consentono di raggiungere il centro città attraversando le colline. L'interessamento del coordinamento per il recupero delle scale di Napoli ha consentito di attivare una serie di iniziative che dall'8 dicembre all'8 gennaio renderanno vive le scale con degustazione di prodotti e spettacoli. L'obiettivo, come hanno spiegato gli assessori dell'ambiente Tommaso Sodano e alla viabilità Anna Donati, è la valorizzazione, il recupero delle arterie importanti per la città. Rientra nell'opera di valorizzazione, di scoperta o di riscoperta di alcuni luoghi che spesso sono stati segnati da elementi di degrado. Proprio quest'estate abbiamo visto più volte sulle pagine dei giornali alcuni di questi percorsi pedonali delle scale, come la Pedamentina, che avevano la ribalta sui giornali perché invasi da ogni genere di rifiuti e come segno di degrado e di abbandono. Dall'8 di dicembre all'8 di gennaio faremo una serie di iniziative per favorire appunto questi percorsi pedonali che fanno parte della storia di Napoli. Bene, tutto, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale domani alle 20. Io come sempre vi ringrazio di averci scelto e vi lascio in compagnia dei nostri programmi. Buonasera a tutti.